In questo problema un gas perfetto si trova a 200 gradi centigradi e 2 atmosfere di pressione. In questo stato la densità è questa. Si vuole sapere qual è la densità del gas in condizioni normali di pressione e temperatura, cioè viene portato in un altro stato, che è quello delle condizioni normali in cui la pressione diventa di un'atmosfera, quindi di mezza rispetto a prima, e la temperatura scende a 0 gradi centigradi, quindi diminuisce rispetto a prima. Dopo aver calcolato la densità del gas in condizioni normali, c'è da disegnare la trasformazione nel piano PV. Lo stato iniziale lo chiamiamo A, quello finale B. E non conosciamo né il volume all'inizio né il volume alla fine. Quindi potremmo utilizzare la legge di trasformazione P per V fratto T uguale costante, una trasformazione generica in cui cambia tutto, anche il volume, ma non è utile perché sarebbe un'equazione con due incognite. Infatti non conosciamo né il volume iniziale, V, né il volume finale, V0, cioè il volume in condizioni normali. Però ai fini del calcolo della densità, possiamo ricavare il rapporto tra il volume finale e il volume iniziale. Infatti, da questa legge di trasformazione, si ricava questo rapporto tra i volumi. E sostituendo i valori numerici, che sono 2 atmosfere, la pressione all'inizio, 1 atmosfera, la pressione alla fine, T0 è 273 Kelvin, attenzione che dobbiamo sempre portare in Kelvin le temperature. E la temperatura invece iniziale è 473 Kelvin. Allora, facendo questi calcoli, il rapporto dei volumi risulta un po' superiore a 1, cioè il volume finale V0 in condizioni normali è un po' maggiore del volume iniziale V. Ma se il volume è aumentato di questo fattore nella trasformazione, allora la densità invece diminuisce dello stesso fattore, perché la densità è il rapporto tra la massa del gas e il volume. La massa del gas non cambia nel corso della trasformazione, quindi se il volume aumenta, la densità cala. La densità diminuisce dello stesso fattore 1,154 di cui è aumentato il volume, quindi la densità finale in condizioni normali sarà questo valore. Infatti prima era 0,100 grammi litro. Ora sarà 0,100 grammi litro diviso questo fattore, quindi una densità minore. Si può anche dimostrare rigorosamente perché il rapporto tra la densità finale diviso iniziale è dato, cioè basta sostituire alle densità la definizione massa fratto volume. Massa fratto volume alla fine diviso massa fratto volume all'inizio. Ma le masse sono uguali, la massa del gas non cambia e quindi abbiamo il rapporto tra il volume iniziale e quello finale, e quindi si tratta di dividere per quel fattore, cioè D0 portando D qua su viene fuori la formula di prima. Ora possiamo rispondere all'ultima domanda, visto che abbiamo calcolato la densità finale, cioè disegnare la trasformazione nel piano PV. Sappiamo già che la temperatura del gas cala da 200 gradi centigradi a zero, quindi bisogna spostarsi da un'isoterma iniziale a un'altra più bassa. E sappiamo anche che la pressione diminuisce precisamente di mezza, da 2 atmosfere a una. Quindi lo stato iniziale si trova più in alto rispetto allo stato finale. Inoltre sappiamo che il volume è aumentato di poco di questo fattore. Quindi la freccia è messa in questo modo e infatti vediamo che il volume è leggermente aumentato perché la freccia va leggermente verso destra. Quindi in conclusione questa trasformazione comporta un leggero aumento di volume e una diminuzione sia della pressione che della temperatura.